Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come l'epopea della Zarina di Arcore, Marta Fascina volge al termine. Secondo il sempre ben informato Dago Spia, Pier Silvio Berlusconi, che non avrebbe mai amato particolarmente la quasi moglie del padre al punto da disertare le quasi nozze celebrate a Villa Gernetto, l'avrebbe sfrattata da Villa San Martino. La deputata azzurra avrebbe tempo fino a ottobre per inscatolare borse, scarpe e sciarpine di cashmere e lasciare la residenza di Arcore, accantonando il sogno di vivere da castellana nella villa dove ha vissuto al fianco del cavaliere. Secondo i rumors circolati negli ultimi giorni, il cosiddetto allegato Fascina, ovvero il terzo appunto contenuto in una busta non sigillata a firma di Silvio Berlusconi, avrebbe tutti gli estremi per essere impugnato. Nel foglio redatto a mano il 19 gennaio 2022, mentre si stava recando all'ospedale San Raffaele per quello che sarebbe stato il suo penultimo ricovero, il defunto cavaliere chiede ai suoi figli, dimenticando di citare l'ultimo genito Luigi, di destinare, se non dovessi tornare dalle vostre eredità, 100 milioni al fratello Paolo, 100 milioni alla compagna Marta Fascina e 30 milioni all'amico storico Marcello Dell'Utri. Il terzo legato testamentario è stato consegnato da Marta Fascina al notaio Arrigo Roveda ad Arcore alla vigilia dell'apertura del testamento alla presenza di due testimoni. Stando a quanto riporta Dago Spia, i figli di Silvio Berlusconi non avrebbero alcuna intenzione di impugnarlo, ma potrebbero trovare un accordo riservato per una cifra congrua da riconoscere a Marta Fascina diversa da quella prevista dal lascito, la metà. Non solo Dago Spia, anche il quotidiano La Repubblica afferma che i figli dell'ex presidente del Consiglio rivogliono la piena disponibilità della reggia settecentesca che il padre tanto amava e dove ha passato gli ultimi mesi della sua vita insieme con Marta Fascina. Di conseguenza la famiglia della deputata azzurra dovrà presto trasferirsi altrove. L'indiscrezione lanciata ieri da Dago Spia trova conferma in ambienti importanti di Forza Italia, dove viene letta in chiave politica. Si legge sul quotidiano La Repubblica: è cominciata una seconda fase e Fascina non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza, ragionava ieri pomeriggio un altro dirigente del partito. I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del cavaliere. E, nel partito, Marta non si deve meravigliare se trova davanti un clima non esattamente collaborativo. Questo ragionamento vuole dire due cose. I figli non hanno alcuna intenzione di impugnare il testamento del padre. Nonostante presenti evidenti appigli, la formula «se non dovessi tornare» dal San Raffaele, la mancanza del nome di Luigi, le modalità con la quale è stata consegnata l'ultima modifica con il lascito alla Fascina. Purché però Marta sia rispettosa della famiglia e non accampi richieste esagerate. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.